Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Sono Erevina Kama, per chi mi conosce, mi segue, sa che anni fa ho avuto un incidente in moto e ho già fatto un video in merito dove parlo di quello che mi è successo, vi lascio qua il link per chi non l'avesse visto. Ma oggi non vi voglio parlare di me, vi voglio presentare Nicola. Ciao a tutti. Che anche lui ha avuto un incidente in moto. Io l'ho conosciuto tramite TikTok, vi lascio qua in descrizione il link dei nostri profili, così se avete piacere ci seguite. E mi è piaciuto molto il suo status mentale, la sua positività, ed è una cosa che vorrei trasmettere, perché magari ci sono persone che hanno avuto incidenti simili, che stanno vivendo quello che abbiamo passato noi e magari hanno bisogno di una spinta in più, visto che non è facile. E adesso faccio parlare lui e così vi racconta la sua storia. Grazie Raf. Allora, io sono Nicola, ho 20 anni. Nel 2018 ho avuto un incidente in moto dove ho perso completamente l'uso del braccio destro. Quel giorno stavo tornando a lavorare dalla pausa pranzo con la mia Kajiva Mito 125. Stavo facendo una curva e ho grippato. Grippato vuol dire che si blocca la ruota dietro di colpo. Quindi la moto è scivolata con la ruota posteriore e quando è tornata in mezzo mi ha sbalzato in aria. In poche parole ho fatto un A-side, come si chiama in termini tecnici. Ecco. Quando sono atterrato giusto di spalla, quindi mi si è rotta la clavicola e rompendosi mi ha strappato tutti i nervi del braccio dalla colonna vertebrale e mi ha reciso l'arteria e la vena succlavia, quindi ho avuto anche un'emorragia interna. In più ho avuto molte fratture, tra cui 5 costole e 2 vertebre, e ho rischiato anche di restare in sedia a rotelle, però per fortuna mi è andata bene. E a causa di questo incidente ho subito molti interventi. Ma senti, io quando ho avuto l'incidente mi ricordo tutto, mi ricordo il prima, il durante e il dopo. Pure per te è stato uguale o pure no? No, io mi ricordo l'inizio, quindi quello che stava succedendo. Mi ricordo, ricordi anche l'A-side? Sì, mi ricordo l'A-side. Mi ricordo che sono atterrato per terra e che sono scivolato per un paio di metri. Infatti mi ricordo che ero con la testa girata a sinistra e vedevo i pezzi di guanto e di pelle della mia mano arrivarmi sulla visiera. Però dopo non mi ricordo nulla perché sono stato in coma, quindi... Quanto tempo sei stato in coma? Sono stato in coma 6 giorni più o meno. Cavolo, Toma, sarà stata contentissima. Sì. E noi per rendere il video più interattivo abbiamo fatto sul suo profilo, abbiamo fatto fare delle domande. Gabriele Farne chiede: con quale mentalità non hai mollato e non ti sei mai arreso? Continua così perché sei un grande da stimare, confermo. Grazie. Allora, con quale mentalità? Alla fine bisogna semplicemente porsi degli obiettivi, ok? Che io sin da subito, quando ero nel letto d'ospedale, mi ero posto l'obiettivo di voler uscire dall'ospedale, ok? Una volta uscito dall'ospedale mi sono posto l'obiettivo di star meglio. E sempre a piccoli così, step, a piccoli step, dei piccoli obiettivi, una volta raggiunti ti poni un altro obiettivo e via così. Allora, Annalisa Meggia chiede: qual è stato il momento più difficile da superare o la scelta più difficile da accettare? Ecco, questa è una bella domanda. Sì. Il momento più difficile è stato quando ero tornato su dalla rianimazione, che stavo, tra virgolette, più o meno bene. E ho contratto 2 virus e sono entrato in setticemia e ho rischiato la vita un'altra volta. Infatti non riuscivo più a respirare. Non solo, avevo la ferita del braccio in più un'altra cosa. Esatto, cioè, per farvi capire cosa ha passato. E non riuscivo a respirare, mi hanno messo ossigeno e stavo veramente malissimo. Però alla fine ne sono uscito, anche se gli infermieri non credevano ce la facessi di nuovo. Visto che ce l'ho già fatta la prima volta, con questa pensavano ci abbandonarsi rimane, sì. Tutti. Invece ce l'ho fatta, però è stata molto dura. Non bisogna mai mollare. Mai. Tommy chiede: dove hai trovato forza e che obiettivi ti sei posto nell'affrontare la disabilità? Allora, la forza l'ho trovata, vabbè. Io ero già di mio un po' così. Una persona così, esatto. Sì. Esatto. Però mi hanno aiutato molto la mia famiglia e i miei amici. Sì, che mi sono stati vicini e mi hanno dato magari la forza di superare quelle giornate che io ero un po' giù, un po' triste, mi hanno dato quel qualcosa per riuscire a superare la giornata bene. Però anche se magari ci sono persone appunto che si
trovano giù, che magari non sono positive, non bisogna comunque, bisogna cercare di non perdere la speranza, sì, e sì, cercare di porsi degli obiettivi e vedere le cose in modo positivo anche sempre, quando magari anche quando sono negative, male. Esatto, sì, sì, perché sì, comunque a 18 anni ritrovarsi senza un braccio è veramente difficile. Non è facile. Non è facile, però ricordatevi che c'è una soluzione per tutto, sempre, tranne che per la morte. Esatto. Manuel Graziani chiede: prima di fare l'incidente avevate paura succedesse qualcosa di simile? Allora sì, avevo messo in preventivo e comunque so che gli incidenti possono capitare a tutti. Chi va in moto sa che prima o poi potrebbe succedere qualcosa, si spera di no, si spera sempre che vada tutto bene. O comunque un qualcosa di poco grave. Esatto. E quindi è da mettere in preventivo. Non mi aspettavo una cosa così grave. Nemmeno io, uno non immagina. Poi una persona può essere brava quanto vuole andare in moto e può prestare tantissima attenzione. Però il problema, come nel mio caso, che una persona non mi ha dato precedenza, sono gli altri, chi magari non ti vede, chi è distratto. O nel suo caso... ho avuto un danno meccanico, quindi alla fine non è stata colpa mia, si è semplicemente rotta la moto. Può succedere, sì. Può succedere, però sì. Però si spera sempre di no. Esatto. Chris Ricco 99 chiede: anche lui ha dolore al braccio, te invece come vai migliorato il dolore? Io vi dico, ho male al braccio, comunque avendo dei ferri all'interno sento i cambi di temperatura e anche quando cambia il tempo e ho male. Poi essendo bloccato, perché non ho la mobilità completa, in certi movimenti mi fa male. Eh beh, certo, immagino. Io comunque... è un po' migliorato rispetto all'inizio, a quando ho avuto l'incidente, però fa tanto tanto male. È una cosa che ti... Quello è tutto interno. Sì, 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 è tutto... Ma il dolore alla fine è qua. A me fa male dalla mano al gomito, però il dolore è qua. È una cosa strana, perché sembra mi faccia male questa parte, però massaggiando qui mi si allevia il dolore. Poi dopo vi faremo vedere lui nudo, così per le ragazze si emoziona. Così capite anche la differenza. Quanto è passato? 2 anni? Sì, 3 a giugno. Esatto, 3. Vedete la differenza di questi anni del suo stato attuale. Continuiamo. Dinardo Paolo 369 chiede: come hai reagito quando ti hanno detto che non avevi più un braccio? Ok, allora non è vero che non ho un braccio. Io fisicamente il braccio ce l'ho perché è attaccato. Però solo non che funziona. Non funziona. E come ho reagito? Ho reagito bene. Però i medici ti avevano detto... È vero. Cioè, penso che hanno proposto... Sì, mi avevano proposto di amputarmi il braccio, ma io che i miei genitori abbiamo deciso di no, perché prima volevamo provare a fare tutto il possibile per vedere se qualcosa recuperavo, magari un piccolo movimento. Uno spera sempre che si migliori, anche esatto, perché se... tenendolo può migliorare, se lo taglia non se lo può riattaccare. Esattamente, quindi preferisco tenermelo un po' di più e vedere se qualcosa migliora che tagliarlo subito. Comunque ho reagito bene, nel senso mi hanno detto: ormai... guarda, il braccio non funziona più e non ti funzionerà più. Hai scoperto piangere? Hai pianto? No, io ho guardato. Sì, io pianto quando mi hanno detto che c'era il rischio che me lo dovevano tagliare. Ho pianto con mia mamma, abbiamo pianto tantissimo. No, io no, nel senso ho guardato il medico e gli ho detto: vabbè, nel senso, ok. Cosa posso fare? La situazione è questa. Non funziona, ho rischiato la vita, sono vivo, però c'ho l'altro, cioè alla fine. Cioè, capito? Si fa tutto lo stesso. È da imparare, è da prendere veramente esempio. Signor Antonio chiede: come avete passato il periodo dell'incidente? Siete fantastici. Grazie. Il periodo dell'incidente è stato un periodo molto difficile. Quanto tempo sei stato in ospedale? 2 mesi. La prima volta, poi tutte le altre volte che sono andato. Cioè, sono altri giorni che si aggiungono alla lista. Però è stato un periodo molto difficile, soprattutto per la mia famiglia. Perché comunque io ero lì, non potevo muovermi e loro dovevano venire a darmi assistenza perché non mi alzavo dal letto né niente. Certo. Ed ero da solo. Per me è stata dura perché comunque stare 2 mesi in ospedale dentro una stanza bianca è dura. E all'inizio non potevo neanche uscire, non potevo alzarmi perché ero in isolamento, quindi è stata dura. Però per fortuna ora è solo un ricordo. Esatto. È passato.
Jasmine chiede: cosa ti ha fatto più male dopo l'incidente? Semplicemente il pensiero di non poter tornare più in moto. È la cosa che mi ha fatto più male in assoluto. Però poi è sparito quando ho scoperto che anche con un braccio si può guidare la moto. Basta. E sei salito subito in sella. Sì, 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 dopo un anno. Ci sono due belle domande. Sì. Una di Davide che chiede: hai difficoltà a trovare una ragazza? E un altro di Navin che ti chiede: è cambiato qualcosa nell'approccio con le ragazze o non è cambiato nulla? Questa è una bella domanda, perché quando ci sono dei problemi così uno pensa che magari ci sia difficoltà, esatto, a trovare anche una ragazza. Anche nel mio caso è stata una delle prime cose che ho pensato quando vedevo lo stato del mio, esatto, braccio, e dire: cazzo, qua non mi caga, esatto, non mi caga più nessuna. Però ad esempio nel mio caso è stato tutto il contrario. In realtà rende molto curiosi, cioè rende molto curiosa la persona, e sì, quindi a me ha aiutato nell'approccio. Sì, a me diciamo che ho trovato alcune ragazze a cui faceva schifo il mio braccio, però penso che sia normale, è normale, può starci, ma non mi ha creato così tante difficoltà, anzi mi ha, con l'approccio con le ragazze appunto mi trovo meglio. Prima dell'incidente ero timido, adesso invece mi butto, parlo. Tanto dici non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Se va, e va, quella se è la tattica migliore, non, esatto, bisogna vergognarsi di nulla. Tanto alla fine è così, e il braccio rimane così, che gli frega. Piuttosto, esatto, si becca un no e buon poi parte. Magari ne approfitti anche, nel senso. Oh poverino! Esatto. Sì, ho bisogno d'amore, furbo. Ho male! Poi vabbè, c'è da contare anche che tanto una disabilità conta poco, perché conta più la personalità, esatto, e lui ha una personalità fantastica. Poi c'è un sorriso che secondo me le conquista tutte, quindi ci provo. Ci provo. Giulia chiede: quando avete fatto l'incidente avete mai pensato di non riuscire ad andare in moto? Io sì, mi è passata per la testa l'idea, cioè il pensiero: e adesso come faccio? Non ho un braccio, come faccio a guidare la moto? Certo. Però poi appunto ho scoperto. Dopo quanto l'hai scoperto? Più o meno un 6 mesetti, okay. Ho scoperto che si poteva fare. E che ci sono comunque persone anche che magari non hanno delle gambe. Esatto. E corrono. E corrono comunque. E forte anche. Sì, 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 sì. Quindi sì, sì, anche nel mio caso, beh, io a differenza sua non ho pensato subito: non posso più andare in moto. Il mio problema è stato pensare se avevo paura a ritornare in moto. Difatti mi sono fatto portare da un amico, gli ho detto: guarda, portami, voglio vedere se ho paura. Però appena sono salito che mi ha portato, mi ha detto: ok, me la devo comprare. Angel chiede: sì, come ha reagito la tua famiglia al tuo incidente? Io qua direi una cosa: facciamo parlare la mamma. Tua mamma, e la andiamo a chiamare. Certo. No? Dima, vieni. Tocca a te. Ma che tocca a me che sono da pettinare? Tocca a te. Ho capito, ma dimmelo, no? Che cosa stai dicendo? Tocca a te. Ma cosa devo dire? Questo. Dire, ma eravamo felici, speravamo di togliercelo dalle palle. Sì. Posso dirlo? Allora? No, aspetta, oh. No, non è allora. Panico. Ma devi già partire? È già partito il video. Cosa gli dico? Non posso dirgli che sono svenuta. No, sì. Oh. È proprio quello che voglio. Guarda che caldo che sei qua dentro, fioi. Sei svenuta? Sì. Sì, mi hanno tirata su. No, ci credo. Puoi dire quello? No! Ti chiedono: come ha reagito la tua famiglia al tuo incidente? Al suo incidente? Ciao a tutti. Allora, io sono letteralmente svenuta. Quando mi sono ripresa abbiamo logicamente preso la macchina in velocità e siamo corsi in ospedale. E poi tutto dopo, cosa, come l'avete presa? Va bene, nel senso, l'unica cosa importante era lui, era che lui stesse bene, che ce la facesse, perché la situazione era alquanto... Poi è qua grave. Campi coglioni, quindi. Esattamente. Non sono riusciti a togliersi. Esatto. Bene, ti ringraziamo. Grazie, ciao ragazzi. Piccola Petro chiede: hai mai avuto un momento di profonda crisi? Se sì, dovuto a cosa? Che ti passava in testa? Allora, momenti di profonda crisi
non proprio. Ci sono stati dei momenti che, appena successo l'incidente, mi guardavo allo specchio e mi dicevo: ecco, guarda come sono preso, sono tutto rovinato. E io direi qua facciamo vedere com'è come la sua situazione attuale. Così vedete anche come si toglie la maglia, esatto. Una maglia con un braccio. Io non l'aiuto. Sono autodidatta ormai, dopo quasi tre anni. Sì, perché ti fai aiutare ben poco dai tuoi familiari comunque. Sì, no, mi arrangio in tutto, praticamente in tutto. Ok, questa è la mia situazione. Come potete vedere ho un po' di disegnetti tipo cartina geografica. Ok, il braccio che non funziona, è così, magro, perché appunto mi hanno tolto il muscolo. E questa cicatrice qui è la cicatrice più lunga che ho, parte appunto dal collo qui, va sotto l'ascella e arriva fino al polso, come potete vedere, fino a qui. È un incidente completamente diverso dal mio, perché lui ha tutto questo sbrego, io invece ho semplicemente questo e due cicatrici. Il suo è molto molto più serio. Però abbiamo una cosa in comune. È vero, abbiamo una cosa in comune. Che è praticamente l'innesto. Che io ce l'ho qua e io ce l'ho qui. L'innesto di pelle della gamba. Esatto, che tutti e due l'hanno preso dalla stessa coscia, esatto. Solo che lui ce l'ha tagliato in tre punti diversi, invece in uno unico. E hai anche una cicatrice sulla gamba, giusto? Sì, ho una cicatrice sulla gamba. Perché? Perché mi hanno tolto un nervo dalla gamba e me l'hanno messo qui per provare a riattaccare appunto il nervo del braccio, per vedere se qualcosa tornerà a muoversi. Però per ora speriamo di sì, speriamo sempre nel miracolo, esatto. Sai. Ok, contenuto direi che abbiamo quasi finito. Molte domande che gli fanno su TikTok e su Instagram sono di come va in moto e come comunque riesce a guidare avendo solo un braccio, sì. E adesso ci spostiamo e vi faccio vedere come va in moto, che comunque va molto più forte. Questo lo dici tu. No, è ancora da vedere. Yeah, I've been running and running to keep it 100, it's all that I wanted, but lately I don't got the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, let me get on my face. I got a taste, want the whole plate. Finna get laced if you step out of place. Like, first off, you don't run nothing. All talk and your team bluff. Ecco ragazzi, questa è la mia moto. È una Yamaha R3 300 di cilindrata. Ovviamente per il problema che ho abbiamo dovuto adattarla. Abbiamo dovuto far spostare il gas e il freno anteriore, che di solito sono a destra, a sinistra. Quindi io ho il gas, la leva nera che è il freno anteriore, e la leva grigia che è la frizione. Dopodiché sulla pulsantiera abbiamo il bottone rosso che è l'interruttore di sicurezza, il bottone giallo per l'avvio del motore e il bottone nero per la luce pioggia. Ok ragazzi, adesso vi faccio vedere come attacco la mano al manubrio. Per comodità ho già messo il guanto e il braccialetto di velcro. Ok, allora io prendo la mano, la appoggio al semimanubrio, dopodiché prendo due strisce di velcri e le attacchiamo sul braccialetto, lo facciamo passare in mezzo alle dita e lo riattacchiamo al braccialetto per sotto. Stessa cosa per l'altro velcro, lo attacchiamo al braccialetto, lo facciamo passare in mezzo alle due dita e lo attacchiamo sotto. Così la mano è fissata. Molti di voi mi hanno chiesto come faccio a fare le curve, quindi andare in piega, non avendo il braccio funzionante. Ora vi spiego, è molto semplice, come tutte le persone normali. La piega a sinistra così e la piega a destra così. Mi hanno anche chiesto come faccio a cambiare le marce. Vi dico già che io ho il cambio rovesciato perché in pista è più comodo. Per alzare le marce basta che tengo accelerato e col piede premo e le marce si innestano da sole, mentre per scalare, mentre freno, ok, freno, do un colpetto di gas e contemporaneamente alzo la pedalina, quindi non mi serve la frizione. Ovviamente ragazzi, questa moto è solo da pista, non posso andare per strada. Thank you.
ragazzi, questo è tutto, spero di essere stato esaustivo. E io spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di seguirci sia su TikTok che su Instagram, che trovate i link in descrizione. Io spero anche di fare magari un video futuro in pista, che speriamo, non sarebbe, sì, non sarebbe molto molto bello. Sarebbe veramente molto figo, uscirebbe una bomba. Sì. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Non dice niente? Fine? Va bene, fine, ciao. Ho già detto, questo è tutto, anche troppo.